Ciao a tutti, torna da Lucky Master, giornata impegnativa 2-3-41, vediamo il nostro avversario. 2179, però purtroppo non mi sembra online, pallino grigio di fianco al Nick e quindi new player. Vediamo un po' se riusciamo a fare un altro piccolo passo avanti verso gli agognati 2400. Aspettiamo. Abbiamo i pezzi neri, 2170, cavallo F3, andata. Qui giochiamo solidi, stasera. Diciamo che le condizioni del buon Lucky non sono ottimali e quindi puntiamo ad un seguito tranquillo. Cambiamo, allentiamo subito la pressione al centro. Sviluppiamo i due cavalli. Prima il cavallo D7 in maniera tale da riprendere in F6. Sempre di cavallo. E qui, alfiere B7 è un classico con l'idea di esercitare pressione sulla grande diagonale bianca. Partita, oserei dire, molto tranquilla, molto diversa dal solito, però abbiamo bisogno appunto di un seguito non troppo complicato stasera. Bisogna anche sapere quali sono i propri limiti e oggi va bene così, ecco. Vediamo qui il bianco come può continuare. Una mossa potrebbe essere cavallo G5, alfiere G5 che è subito arrivata. Qui l'idea eventualmente è di eliminare il difensore, però C5 a me piace. Il cavallo D7 dà una mano al collega in F6. C5 è difeso, allentiamo nuovamente la pressione. Ora qui il bianco può riprendere di pedono di cavallo. Ha scelto di cavallo, in questo modo mantiene intatta la struttura pedonale. Interroghiamo l'alfiere. Creiamo una debolezza, H6 può diventare un appiglio per il bianco, il quale può in alcune varianti addirittura sacrificare il suo alfiere per aprire le linee contro il re in G8. Questo alfiere potrebbe ritirarsi in H4. In F4, però, bisognerebbe calcolare la variante con E5, che al momento è impedita, però è una minaccia latente che può essere utile in alcune varianti, se no alfiere in E3, si tappa la strada, la torre in E1, però si va a sostenere il cavallo in D4. L'alternativa è alfiere D2. Alfiere D2 è interessante, però questo alfiere adesso è sospeso. Possiamo in qualche modo sfruttare questa situazione a nostro favore? Cavallo C5 mi sembra una mossa dinamica. Si attacca direttamente con guadagno di tempo l'alfiere in D3 e in alcune varianti abbiamo anche donna D5, che aumenta la pressione sulla grande diagonale bianca. Qui è minacciato subito il matto in uno. In realtà questa minaccia ci dà la possibilità di liberare la casa D8 per una delle due torri, aumentando la pressione sulla colonna D. F3, e qui si crea una debolezza da non sottovalutare sulla diagonale A7
G1, in cui ad esempio potrebbe essere piazzato il nostro alfiere Camposcuro, una volta liberata la casa C5. Torre a D8, mossa molto spontanea, aumenta la pressione sul cavallo D4 e ai raggi X sull'alfiere in D2. E qui adesso c'è anche pressione sulla donna di 1 ai raggi X. E5 lascerebbe la casa F5, non mi sembra una buona soluzione. Qui non è facile la posizione. Ma questo alfiere, non lo so, in qualche modo è bene difenderlo. Avere pezzi sospesi non è molto nello stile del buon Lucky. Andiamo a difendere preventivamente l'alfiere in E7. Si libera la casa F8 eventualmente per l'alfiere e in alcune varianti si sostiene la spinta in E5. Qui adesso la minaccia è torre AD1, che bisogna vedere se riusciamo a parare. Mossa che potrebbe essere interessante è donna E5. Si preme sull'alfiere in E3. Si lascia la casa D5, ad esempio per il cavallo F6, da D5 il cavallo è molto forte, aumenterebbe la pressione su E3 e minaccerebbe anche un balzo in F4. E si lascia la strada libera alla torre D8. Torre D8 che potrebbe essere piazzata in D7. E qui adesso però bisogna fare attenzione che anche la nostra donna è esposta. Considerato il fatto che la nostra donna è esposta, possiamo giocare donna B8. Ci togliamo una volta per tutte dall'azione raggi X della torre in E1. Andiamo a difendere i pedoni G7 H6 con alfiere F8. E adesso possiamo giocare adesso cavallo D5. Proviamo, vediamo se funziona. Qui bisogna solo fare attenzione alla batteria. Alfiere e donna sulla diagonale critica B1 H7. Potremmo giocare il G6, però ci andremo ad indebolire in maniera non necessaria. Cavallo F4 potrebbe essere interessante. Può funzionare? Ma non so mica. Proviamola. Si aumenta il controllo della casa D3, che può essere aumentato ulteriormente con alfiere A6. E inoltre si tengono d'occhio anche importanti case nello schieramento nemico. Qui l'idea in qualche modo è quella di allentare la pressione attraverso la colonna D.
Il bianco però ha un cavallo D4 molto buono, difeso da C3, che è difeso da B2, che è difeso dall'alfiere C1, e quindi ok, re H1 ci fa ben sperare, prendiamo un attimo fiato e potremmo utilizzare in qualche modo. E adesso qui c'è quel re H1 che è proprio sotto il fuoco incrociato dell'alfiere B7, però purtroppo non basta. Alfiere A6, però bisogna fare attenzione a mosse come cavallo C6 con doppio. Situazione particolare. Proviamo A5. L'idea è quella di portare avanti un attacco di minoranza sul lato di donna e anche conquistare spazio ad ovest. Ok, E4 è tenuto dal cavallo C5, D3 dal cavallo F4, D5 dal pedone e anche dall'alfiere. Insomma, c'è un discreto controllo sia del bianco che del nero nella zona centrale della scacchiera. Non so come il bianco ha intenzione di procedere, se tentare subito donna C2 con l'attacco diretto su H7, donna E3, ok. Attacco diretto al cavallo in F4 e noi ci sottraiamo dall'attacco attaccando a nostra volta. E adesso vediamo, tastiamo il polso al nostro avversario e vediamo se è propenso al pareggio. Se gioca donna E3, possibile che sia propenso al pareggio. In caso contrario, vuol dire che punta a qualcosa di più. Decisioni difficili. Intanto siamo in vantaggio di tempo di circa un minuto e questo potrebbe essere un fattore da non sottovalutare, al di là di quella che è la posizione sulla scacchiera. Molto bene, il nostro avversario, nella sostanza, dichiara di ambire a qualcosa di più del pareggio, della spartizione del punto. Ben volentieri giochiamo cavallo per E4. E qui la situazione si fa interessantissima. Questa è da giocare. È vero che regaliamo la casa F5 al nostro avversario. C'è anche da dire che il pedone in E4. Mannaggia, mannaggia, ci doppiamo. Questa non l'avevo considerata. Mannaggia. E adesso la situazione è diversa. C'è da dire che abbiamo la coppia degli alfieri in una posizione molto aperta. E forse, forse guadagniamo anche l'alfiere in E4. Abbiamo 3 minuti e 43. Abbiamo la coppia degli alfieri. Studiamocela un attimo. Non vedo controindicazioni particolari. Andata. La torre è difesa dalla fortissima donna in B8 che sta facendo miracoli in questa partita. Tiene le case sensibili nello schieramento del nero. Il nostro Lucky si è portato, dopo medio gioco equilibrato, in vantaggio di materiale di un pedone.
anche in vantaggio di materiale di circa un minuto, qui il matto è parato dall'alfiere F8, siamo stati lungimiranti. Qui alfiere B1 la giochiamo ben volentieri e adesso possiamo giocare donna E5. Centralizzazione della donna, si continua a difendere F4. In caso di cambio di donne, avremo una fortissima torre centralizzata in E5, che tra l'altro attacca anche il cavallo F5. E qui, ora minacce di matto sul nostro re non ne incombono più. È l'alfiere C5 di cui vi avevo parlato in apertura. Della debolezza della diagonale A7 G1 finalmente è arrivato. E qui adesso abbiamo 2 minuti e 44 contro 2 minuti e 10. La prima mossa che mi viene in mente da analizzare è alfiere per cavallo, che ci porterebbe in un finale di torre superiore. E visto che è superiore, semplifichiamo. Torre D5, attacchiamo. E adesso G5 con l'idea di centralizzare subito il nostro re. E voilà. E qui il vantaggio del nero è letto. È da tanto che non giocavamo un finale di torre contro torre, pedoni vari. Lo giochiamo con molto piacere, speriamo di giocarlo anche in maniera corretta. Qui l'idea intanto è allontanare il re bianco dall'ottima casa F3, per poi occupare la casa E4 con il nostro re e attaccare in forze il pedone D4. E qui noi ben volentieri avanziamo. Ok, qui non bisogna essere precipitosi. Il controgioco del bianco è legato all'ingresso in sesta o in settima. Intanto catturiamo il pedone D4 di torre in maniera tale da poter giocare torre B4, difesa e attacco. Puro stile Lucky Master. E adesso qui. Ora la casa E6 è tenuta. Quindi minacciamo direttamente il matto in una. Bella, ci piace. Andiamo all'attacco, cercando di sfruttare la posizione precaria del re avversario, quindi oltre al vantaggio di materiale notevole, abbiamo ben tre pedoni in questa posizione, abbiamo anche minacce di matto che si avvolgono attorno al re avversario sempre di più. 1 minuto e 19 per The Lucky Master. Questa si può giocare. Il pedone G2 è inchiodato e quindi lo andiamo ad attaccare in forze. Qui, come vedete, le minacce sono state veramente tante. Il bianco non è stato in grado di pararle tutte. Questa va bene. Almeno così penso. Andiamo a cedere il pedone F7, ma ormai il vantaggio sembra netto per il nero. La minaccia è torre A1 e il matto potrebbe essere rimandato solo con torre E1, ma
Nulla di più. 10 secondi per il nostro avversario. 58 secondi per il buon Lucky. Ultimo tentativo da parte del bianco, cerca rifugio nello stallo. Noi che ormai siamo giocatori avvezzi a questo tipo di tentativi di salvataggio, non ci facciamo cogliere di sorpresa. Lasciamo la casa G1 al nostro avversario e pertanto The Lucky Master si porta a casa ancora 3 punti. Passiamo ben volentieri all'analisi di questa partita. Vediamo un po'. Inutile dire che il vantaggio è del bianco in apertura e va bene qui. Abbiamo scelto un seguito molto poco comune per il buon Lucky, che preferisce situazioni decisamente più complesse in cui le manovre sono molto più lunghe, e invece qui abbiamo puntato subito per lo scioglimento del centro. Però, consapevole di quelle che possono essere le energie di un essere umano, abbiamo preferito oggi fare questa scelta. Comunque sia, qui, a parte un più 04 del bianco, la situazione è tranquillissima. Anche su alfiere D3, di fatto, non ci allontaniamo dallo zero. Sembra tutto molto teorico. Io più di una volta avevo giocato questa variante della francese e quindi mi ricordo un po' quelli che possono essere i temi tipici sia del bianco che del nero. C3 si va a sostenere D4, pedone per, cavallo per, anche qui siamo sempre intorno allo zero. Alfiere D2, ma non è la migliore, alfiere F4 era preferibile. Il bianco ha preferito invece alfiere D2, dovevamo giocare torre 8 secondo il motore, abbiamo preferito cavallo C5, più spontanea per un umano. Attacchiamo il pezzo sospeso. Non è detto che la mossa più spontanea sia anche la più forte. Alfiere C2 va bene. Di nuovo torre 8, che abbiamo continuato a non giocare. Qui donna D5, F3. In D8 dovevamo piazzare, secondo il motore, la torre F. Io invece ho preferito qui c'è B4 che comincia a dare fastidio e su B4, secondo il motore, la replica più forte è E5 e già qui non ci siamo più. Vedo girando le tattiche troppo vorticose. Per fortuna il nostro avversario non ha colto la palla al balzo per attaccare il nostro cavallo C5. Ah, ecco. Che fosse perché su cavallo D7, B4. Sono curioso di vedere B4, cavallo D7. E là. Alfiere B3. Donna D6, cavallo per E6, è già F per E6, cavallo F5, vabbè, si sfrutta il pedone inchiodato dall'alfiere sul re, si attacca, bellissima. Ammetto che questa variante non l'ho vista. Alzo le mani. Per fortuna non l'ha vista neanche il nostro avversario. Continuiamo quindi con torre F in E8 e di nuovo la posizione torna pari. Vediamo che qui ogni tanto, soprattutto sul piano tattico della Key Master, ha sicuramente ampi margini di miglioramento. Donna E5 va bene. Donna F2 lascia un leggero vantaggio al nero, ma
nulla di particolare. Donna Biotto piace al motore. Quando si tratta di manovre posizionali, il Bollachi se la cava discretamente. Alfiere F8 mantiene quel leggero vantaggio, alfiere B1 aumenta il vantaggio del buon Lucky. Cavallo D5 va bene, si centralizza il cavallo e si preme sull'alfiere in E3. E alfiere C1, come vedete, a poco a poco il vantaggio del nero sta aumentando. Qui dovevamo subito giocare però E5. Il Bollachi non ha voluto calcare la mano con una mossa così impegnativa che dà la casa F5 a ben tre pezzi leggeri dell'avversario. Ha preferito cavallo F4, però il motore la condanna. E qui la chance del bianco rappresentata dalla spinta in B4 ancora non arriva per nostra fortuna. Preferisce Re H1 il nostro avversario, noi andiamo avanti con A5, non vogliamo sbilanciarci con una mossa come E5, almeno in questo momento. Qui abbiamo voluto tastare il polso al nostro avversario e qui cavallo per E4 va bene. F per E4, diciamo che abbiamo dato l'opportunità al nostro avversario di avere la colonna semiaperta F per attaccare in F7. Però mentre quell'attività è un qualcosa che può scomparire, quel pedone in E4 isolato rimane per giunta sotto l'attacco del forte alfiere B7. E qui finalmente arriva E5. Alfiere per F4 io non l'avevo vista, anche se era facile da vedere, l'ho detto, oggi sono stanco, e vabbè. Però, tutto sommato il motore afferma che questo seguito è vantaggioso per il buon Lucky. E qui di colpo meno 2,5. Finalmente il vantaggio del nostro eroe diventa sostanzioso. E da questo momento in avanti, con un pedone in più e una posizione semplificata, il nostro Lucky porta avanti il suo compito senza particolari indugi. Donna E5 forse non era la migliore, ma sicuramente la più semplice. Abbiamo una torre centralizzata, un pedone in più. Il cavallo in F5 attaccato e l'alfiere C5 pronto ad entrare in gioco. Impedire al re di portarsi subito al centro. Bellissima questa posizione, bellissima. E qui di nuovo il bianco avrebbe dovuto giocare B4 e invece gioca H3, aumenta la debolezza delle case scure. Il cambio è corretto, abbiamo visto lungo, era preferibile, secondo il motore, torre E2. Sicuramente sì, tanto torre D1, torre per B2, D5, re F8, il re da solo è in grado di bloccare il pedone libero D sostenuto dalla torre bianca. Dopodiché può far man bassa dei pedoni ad ovest del bianco e poi questi due pedoni chi li ferma più? Ha preferito invece un seguito tipico del suo stile, più tranquillo. Si preferisce rinunciare a parte del proprio vantaggio pur di non dare chance pratiche all'avversario. Torre D1, D5 e qui ormai rimaniamo comunque sia sopra i due punti secchi di vantaggio, che sono i due pedoni di vantaggio, oltre che una posizione migliore. Re F5 va bene. A4 vedremo come ci dà la possibilità di piazzare una torre in B4 che difende B6 e attacca B2. Qui ormai il vantaggio
del nero cresce molto rapidamente. Abbiamo visto come tutta l'apertura del videogioco, in cui di fatto si è stati sul filo della parità di colpo, il finale veda il nero dilagare. Re 4, bellissima. Torre per D4, la migliore. Torre C6 non cambia la sostanza delle cose. Il bianco prova ad andare a caccia di pedoni, ma il nero è inarrestabile. Ha una torre in settima, il re in sesta, una maggioranza di 4 contro 2. E qui addirittura ormai è soltanto questione di tecnica. Re H2, addirittura matto in 13, in 12, ammetto di non averlo visto. F3 va bene, torre F3, torre G2 va bene, re H1, matto in 8. Torre A2 va pure bene, a differenza di torre. Va bene, sia torre A2 che torre C2 sembrano ininfluenti. Rimane il matto in 8. Torre per F7, matto in 5, G3 va bene. Torre E7, re F2. Torre E2. E qui vorrei farvi notare come ovviamente ad una frettolosa torre E2 sarebbe ovviamente seguito non mi analizza torre E2, come mai? Non lo so, partita terminata, non me l'analizza più, niente, come l'ho detto. Re F2. Ok, io voglio analizzare. Niente, non me l'analizza, non importa. In ogni caso si vede che questo è patta per stallo e che quindi abbiamo fatto bene a catturare di re. In questo modo il re bianco alla casa G1 e poi avremmo potuto dare il matto con torre A1 alla mossa successiva. Andiamo a vedere un po' cosa dice l'analisi del computer. Secondo me qui ce la siamo cavata bene. L'unica minaccia importante è stata B4. Si poteva vedere, anche se indebolire C3 in quel modo non è proprio una scelta che si fa a cuor leggero, soprattutto in una rapid. Il bianco non ne ha approfittato, per fortuna, e noi, come di consueto, nel finale siamo riusciti ad emergere. Diamo ancora qualche istante al motore, il quale fa l'analisi, eccolo lì, due imprecisioni e un errore. E vabbè. 96% di accuratezza, non male. E qui l'errore credo che sia stato torre AD8, eccolo qui, che ha dato la possibilità al bianco di giocare B4. Quello è stato l'unico errore commesso dal buon Lucky in questa partita. Partita che spero che vi sia piaciuta. Se sì, mettete un like. Se non vi siete ancora iscritti al canale, ne prendo atto, che vi posso dire. In ogni caso, buona serata a tutti, divertitevi e alla prossima. È stato un piacere. Ciao. Bella partita, mi sono piaciuto. Bravo.